Parliamo adesso nella nuova lezione di angoli. Gli angoli sono delle parti di piano, quindi dei semipiani a tutti gli effetti, delimitati però da due semirette. Quindi in questo caso ho segnato la semiretta R e la semiretta S da un vertice, in questo caso lo chiamiamo V. Quindi l'angolo è nient'altro che questo pezzo di piano, questa parte di piano. Così come i piani si indicavano con lettere greche, così anche gli angoli, che a tutti gli effetti sono delle parti del piano, ereditano questa notazione, per cui anche gli angoli verranno chiamati con delle lettere greche. Vedete che in effetti quando faccio questa operazione non definisco un angolo, ma ne definisco due. Questo, alfa, e quest'altro che ho chiamato alfa e, che sta per alfa esplementare. L'esplementare è qualcosa che vedremo poi a breve in seguito, ma il significato è essenzialmente che questi angoli insieme formano un angolo giro. Una prima classificazione degli angoli è in convessi e concavi. Come abbiamo detto, un angolo quando si forma, quando disegniamo un angolo, utilizzando le due semirette ed il vertice, di fatto stiamo formando anche un altro angolo, stiamo formando anche il suo esplementare. Uno di questi angoli sarà sempre convesso e l'altro concavo. La definizione di angolo concavo è che contiene i prolungamenti dei suoi lati, mentre un angolo convesso non contiene i prolungamenti dei lati. Di conseguenza, andiamo a fare i prolungamenti di questi lati. Questo angolo esterno che ho disegnato sarà concavo perché contiene, mentre quest'altro angolo che si è formato sarà convesso. Vedete che qualsiasi angolo disegnate, uno dei due conterrà i prolungamenti dei lati, mentre l'altro non li conterrà, quindi uno dei due sarà quello convesso, mentre l'altro sarà quello che definite come concavo. Gli angoli hanno delle posizioni reciproche tra di loro, come tutti gli elementi che andiamo ad inserire nel piano o nello spazio, in questo caso nel piano. Nel piano, due angoli si dicono consecutivi se hanno in comune, come se vi ricordate per i segmenti si dicevano consecutivi quando avevano in comune un vertice, anche nel caso degli angoli sono consecutivi, hanno in comune un vertice, ma hanno in comune, vedete, anche un lato. Gli angoli si dicono adiacenti, così come prima parlavamo di segmenti adiacenti, se sono consecutivi, perché alfa e beta sono consecutivi, ma se oltre ad avere il vertice e il lato in comune, gli altri due lati, quelli esclusivi, quello di alfa e quello di beta, giacciono sulla stessa retta. Questi angoli che sono consecutivi si dicono anche supplementari, perché insieme formano quello che si dice un angolo piatto. Okay? Piatto, vedete, il nome evoca la forma. C'è un ultimo modo di inserire gli angoli, di posizionare reciprocamente gli angoli nel piano, ed è vedendo gli angoli opposti al vertice. Come si forma quest'angolo beta? Perché è l'opposto al vertice di alfa? In pratica, io ho disegnato l'angolo alfa e ne ho fatto i prolungamenti. I prolungamenti di alfa definiscono l'angolo beta. Ok? Quindi questi angoli si dicono opposti al vertice. Notate che quando costruisco due angoli opposti al vertice, di fatto non ne sto costruendo veramente due, ma ne sto costruendo quattro, perché anche questo e questo saranno a loro volta angoli opposti al vertice. E gli angoli opposti al vertice, adesso non abbiamo ancora visto il confronto tra angoli, ma vi ho già anticipato, sono uguali tra di loro. Quindi due angoli opposti al vertice, vedremo in seguito, sono sempre uguali. Parliamo di questo confronto tra gli angoli. Come si confrontano i due angoli? Beh, prima di tutto devo prendere il vertice di uno, questo è l'angolo beta, e lo porto a coincidere con il vertice dell'altro, che è l'angolo alfa. Dove si posizionerà beta rispetto ad alfa? Beh, vedete che in questo caso
il lato di beta, l'altro lato di beta, quindi quello che non ho portato a coincidere, è completamente compreso nell'angolo alfa. Quindi diremo che alfa è maggiore di beta. Se una volta che ho portato a coincidere il vertice e il lato, l'altro lato coincide, allora alfa è esattamente uguale a beta. Se una volta che ho portato il lato e il vertice a coincidere, questo lato di beta non è compreso in alfa, allora vuol dire che alfa è minore di beta. Molto intuitivo. La bisettrice non è altro, che quella retta, che divide l'angolo esattamente a metà. Se ho l'angolo disegnato su un foglio di carta, posso immaginarmi di ripiegare questo lato, S sul lato R, e quello che va a succedere è che la carta sarà segnata. Per cui si formerà questo ripiegamento al centro. Questo ripiegamento è esattamente la bisettrice B, di quest'angolo alfa. Lo divide esattamente in due parti. Abbiamo già dato una classificazione introduttiva degli angoli in angoli concavi e convessi, ma gli angoli si possono classificare ulteriormente. Un angolo che ha un'apertura nulla lo chiamiamo appunto angolo nullo. Vedete che le due semirette, i due lati, sono tra di loro coincidenti, non si sono mai aperti. Se l'angolo, sì, le due semirette si aprono, si aprono, si aprono, e poi alla fine tornano a coincidere l'una con l'altra, l'angolo ha fatto una rotazione completa e questo lo chiameremo angolo giro. Giro, un giro completo, una rotazione completa. La metà di un angolo giro è quello che chiamiamo angolo piatto. Nell'angolo piatto vedete che le due semirette sono adiacenti. Questo è quello che definisce, classifica l'angolo piatto, l'adiacenza delle due semirette. La metà di un angolo piatto si definisce angolo retto, un angolo particolare che spesso viene indicato con questo simbolo, il quadratino, per far capire che è proprio un angolo retto. Gli angoli tra piatto e giro, quindi ad esempio un angolo di questo tipo, si chiamano semplicemente angoli concavi. Gli angoli fra retto e piatto si dicono angoli ottusi. E gli angoli fra nullo e retto si dicono angoli acuti. Con gli angoli si può operare, quindi si possono fare, come abbiamo visto, le operazioni tra segmenti. Possiamo fare operazioni tra angoli. Per addizionare due angoli ci basterà renderli consecutivi. Quindi portiamo i vertici in comune portiamo i vertici a sovrapporsi e portiamo anche un lato a sovrapporsi. Per portare un lato a sovrapporsi potremmo dover traslare nello spazio, ma anche fare una rotazione. Dopo aver fatto la nostra rotazione, vedremo che i nostri angoli alfa e beta avranno il vertice coincidente e saranno uno consecutivo all'altro. Questo nuovo angolo che si forma, in questo caso possiamo chiamarlo gamma, sarà la somma, quello che definiamo come la somma di alfa e beta. Per fare la sottrazione tra angoli non facciamo nient'altro che qualcosa di molto simile a quello che facevamo per il confronto tra angoli. Prendiamo beta, prendiamo il vertice di beta e lo posizioniamo sul vertice di alfa, prendiamo il lato di beta e lo posizioniamo
sovrapponiamo il lato di beta a quello di alfa e andiamo a disegnare beta qui. Vediamo sempre che il vertice coincida per bene. Questo che avanza sarà di nuovo quello che chiamiamo gamma, delta, usate la lettera che preferite, ed è nient'altro che la differenza alfa meno beta. Notate che alfa era l'angolo più grande, quindi gamma sarà positivo, quindi la rotazione sarà la stessa, il verso di rotazione sarà lo stesso dell'angolo di partenza. Adesso che abbiamo parlato di addizione e sottrazione, possiamo parlare come prima di multipli e sottomultipli. Se ci immaginiamo la bisettrice, abbiamo già detto che divide un angolo a metà, quindi ciascuno di questi angoli più piccoli saranno alfa mezzi. Questo è un sottomultiplo di A. Ma se invece di dividere alfa a metà lo dividessimo in tre parti, anche in questo caso avremmo un sottomultiplo. Ciascuno di questi angoli, tutti uguali fra di loro, in cui è diviso alfa, ciascuno di questi sarà alfa terzi, quindi un terzo di alfa, quindi un sottomultiplo. Se invece che dividere alfa, andiamo a, aumentarlo, per esempio a raddoppiarlo, parliamo di multipli di alfa. Quindi, ad esempio, se questo è l'angolo alfa, se prendo l'angolo alfa e gli addiziono, come abbiamo visto prima, un altro angolo uguale a se stesso, portando questi due lati ad essere sovrapposti e il vertice in comune, otterrò un angolo che complessivamente è 2 alfa. Poi posso prendere 2 alfa e addizionare ancora un mezzo alfa, per esempio. Quindi farò la stessa operazione con un mezzo alfa. E questo angolo totale è 2 volte mezzo alfa. Sono gli stessi numeri che avevo usato nell'esempio con i segmenti. Anche in questo caso vedete che è 2 volte mezzo, quindi 5 mezzi se preferiamo usare le frazioni improprie, e 5 mezzi di alfa. Quindi anche questo angolo è un multiplo di alfa. Adesso parliamo di angoli di completamento, a cui ho già accennato durante la lezione, e partiamo dagli angoli complementari. Due angoli, di nuovo alfa e beta, si dicono complementari se la loro somma è un angolo retto, quindi alfa più beta formano un angolo retto. Non è, devono essere necessariamente due angoli, possono anche essere più di due. Un certo numero di angoli si dicono tra loro complementari se la loro somma è un angolo retto. E l'angolo retto, vi ricordo, lo indichiamo, possiamo indicare così. Due angoli si dicono invece supplementari se la loro somma è un angolo piatto. E questo è l'esempio che abbiamo fatto prima. Vedete che quando due angoli sono adiacenti, allora sono necessariamente supplementari. La loro somma è un angolo piatto. Ancora, di nuovo, ho disegnato solo due angoli, ma potevano anche essere tre. Questo poteva essere alfa, questo beta e questo gamma. In questo caso alfa più beta più gamma erano supplementari, perché la loro somma era un angolo piatto. Da ultimo, e quello che abbiamo visto in realtà proprio all'inizio di questa lezione, la definizione di angoli esplementari sono due angoli, quindi alfa e beta, e la loro somma è
è un angolo, giro. Nuovamente ho parlato di due angoli, ma potrebbero anche essere tre. In questo caso è alfa più beta più gamma a formare un angolo giro, quindi alfa, beta e gamma insieme sono esplementari. Come si misura l'ampiezza degli angoli? Beh, ci sono vari modi di misurarla. Alle scuole medie e in molte applicazioni reali, in realtà anche, ci si riferisce come unità di misura dell'angolo generalmente al grado sessagesimale. La parola sessagesimale dovrebbe farvi venire in mente 60, e infatti è la stessa suddivisione che utilizziamo anche per contare quanti secondi ci sono in un minuto e quanti minuti ci sono in un'ora. Quindi i gradi vanno, i sottomultipli del grado vanno di 60 in 60. E si chiamano primi e secondi. Quindi 60 primi formano un grado, 60 secondi formano un primo. E questo è in perfetta analogia con quello che succede con la misura del tempo. 60 primi formano un'ora, perché primi è un altro modo di dire minuti, e 60 secondi formano un primo. Non sempre si utilizza la misura sessagesimale per parlare dei gradi, semplicemente perché è molto scomoda. Per cui a volte, se uno deve, uno scriverà 37,5, 9 gradi, utilizzando il sistema decimale per riferirsi ai gradi. Non c'è niente di male in questo. Uno può anche pensare, per esempio, a 5,33 ore. Detto così sembra che abbia molto poco senso, perché di solito le ore le esprimiamo in termini di misure sessagesimali, ma se ci pensate, queste non sono altro che 5 ore e un terzo, quindi 5 ore e 20 minuti. Detto in questo modo, magari ha più senso. Allo stesso modo posso passare dalle unità decimali dei gradi alle unità sessagesimali. Il motivo per cui si usano unità sessagesimali è un motivo storico, è lo stesso motivo per cui si usano unità sessagesimali in minuti e ore. Ovviamente il sistema decimale è molto più comodo, perché è molto più comodo fare i conti in base a 10. Come ultima cosa, volevo parlare brevemente delle coordinate polari. Visto che abbiamo introdotto la discussione sui sistemi di riferimento, le coordinate polari non sono nient'altro che un modo per riferirsi ai punti nel piano, o in realtà anche nello spazio, quando passiamo alle coordinate sferiche. Ma a differenza del piano cartesiano, della misura cartesiana che utilizzava gli indici x e y, quindi due indici per riferirsi a un punto sul piano a due dimensioni, nel sistema delle coordinate polari utilizziamo r, la distanza dall'origine, e alfa, l'angolo che viene formato rispetto all'origine. Quindi posso identificare un punto. Il mio punto A può essere ugualmente bene identificato dalle coordinate cartesiane x e y, oppure dalle coordinate polari r ed alfa. In entrambi questi casi sto descrivendo esattamente lo stesso punto. Devo solo specificare per bene quale
qual è il sistema di riferimento che sto adottando, in modo che io non abbia nessun dubbio su come identificare la posizione di questo punto. Quindi vediamo già un'applicazione degli angoli nel riferirci, nel trovare un modo per descrivere la posizione dei punti nel piano.